Oggi che cosa è stato fatto? Abbiamo qua la dottoressa Cristina Di Gleria, che chiamo qui ad accomodarsi sul tavolo, che ha fatto una tragedia in friulano, l'ha inventata lei, ma si è dovuta studiare la storia di Savornian, di Lucetta, di Da Porto per scriverla. E così si deve fare. E quindi ho voluto portare qua una giovanissima che prende i nostri testimoni, perché il dottor Comelli deve dare il testimone a qualcuno per portare avanti questa problematica. Grazie, grazie, buonasera. Io mi sento veramente una casetta in mezzo ai grattacieli oggi, perché sono veramente circondata da persone grandissime che hanno studiato e dato tanto anche al nostro territorio friulano, e ringrazio veramente di cuore Francesco Frattolin per avermi invitata qui questa sera a presentare questa storia, che ha per me una genesi molto particolare. E, diciamo che la prima ispirazione è arrivata nel 2015, quando per caso mi è capitata sotto mano questa bellissima brochure, questo depliantino, che ha subito catturato la mia attenzione, perché è inevitabile farsi trascinare dal fascino di una storia come quella di Lucina e Luigi. E quindi già aveva cominciato a lavorare un pochino dentro di me. E quell'anno era stato per me il primo anno di insegnamento dopo la laurea, e mi ero appena trasferita a Trieste. E il salto da Paularo a Trieste, per una giovane molto legata alle sue radici, non era stato facile. Fra l'altro, appunto, appena concluso il primo anno di insegnamento ero in disoccupazione, per cui mi trovavo in un periodo un pochino in cui ero alla ricerca di me stessa, e ho trovato nella scrittura uno sfogo. L'altro spunto è arrivato proprio dal fatto che in quel periodo fosse uscito il bando per l'undicesimo concorso di Teschbal Theater in Lenga Furlana. Quindi ho visto questo bando, avevo questa storia che già aveva cominciato a lavorarmi dentro, e ho detto boh, proviamoci. Non è stato facile superare lo scoglio del buttarmi, perché ritengo che siamo in un periodo in cui veramente si scrive tanto e uno si chiede che cosa posso aggiungere io a quello che già è stato scritto, chi sono. Però appunto, trovandomi in questa situazione particolare, ho detto va bene, non ho niente da perdere, adesso ci provo e scrivo anch'io qualcosa. Ed è nato questo testo, che è arrivato secondo al concorso. E poi la particolarità è stata che per me era un prodotto talmente finito, faceva parte di quel momento, che l'ho quasi dimenticata. Cioè, era uscita da me quella storia e l'avevo lasciata da parte. E quindi doppiamente il ringraziamento va a Frattolin, che mi ha invitato questa sera, perché me l'ha riposta in primo piano, mi ha fatto ritrovare veramente un periodo in cui avevo studiato tantissimo per riuscire ad arrivare a questa produzione, e che mi aveva dato tanto. E quindi questa storia nasce così, e io ho portato i libricini che raccolgono tutti i testi premiati al concorso. È stato presentato questo libretto domenica scorsa in occasione della premiazione dei nuovi vincitori del dodicesimo concorso, e quindi sono a disposizione fino a esaurimento, li trovate gratuitamente anche presso la Società Filologica Friulana per chi fosse interessato a leggere poi integralmente il testo. Io pensavo di leggervi proprio così qualche parte, nel limite dei tempi che abbiamo a disposizione, proprio per farvi capire un attimo quello che è il mio lavoro. La struttura è quella classica, e quindi ho aperto il testo con un prologo letto da un banditore, ed è un prologo in ottave di endecasillabi, che inquadra il periodo storico in cui ci troviamo. È una piccola prova poetica, cioè anche per me è proprio la prima, quindi non siate inclementi nei giudizi, ma datemi critiche, perché sono ben accolte per poter andare avanti. Di armis e di amors, ue us volincontà, di feminis che son sacrificades, di homs che la patria han fatta tribular. Vinta la fin, non magagnes portades. Il Friul alle rasciore fortunate,
ma te sei qui azioni mal controllate. Infatti riduci metti in banda l'amore e trascura anche la sfonda dall'onore. Il paesaggio di maraviglia e dolcezza alle passa continua violenza pa militar di vignesia de vileccia. Pa i siei error se grande indifferenza che han portà al popol fam e straccheccia e han giavà di ordin tutta la parencia. Un'età di anarchia incontrollata col suo disinteresse si è creata. Primi turk san donà muarte e distruzions da spottassi se battas anco pa che il contadin che non può esplui di parons stanche a tor andenoma sterilità al pensa ben di tacaculas azions che a fin di qualche nobile han portà. Intanto a iera dut un busili tal grand causa un fat pa storia si important. Dal 1500 vot l'Europa e gli coalizzade, incolpant vignesia di massa volè, una lega dal Papa ven formada, quintri da città che l'imperador vulve, e che vignarà così massagrada, pierdinta agnadel alc dal suo podere. Ma l'ismans sudut a metino son rivas, furlans e trevigians fedei i son restas. La guerra a piccolas begas ridotta e a fatti rancors personai sviluppà, portanto duci qui introduci in grande lotta. Strumirs, zambarlans, puaretà, nobiltà, in città e campagnas il sang got, portanto risultati di grande crudeltà. Tant, un dolce amor ci din alle nasù, mal distinna la quintra dal prim minù. Questo è il prologo che inquadra un attimo il periodo storico proprio in cui ci troviamo. A questo segue il coro che invece decanta le bellezze del Friuli e delle sue genti. Quindi appunto c'è la struttura classica prologo e coro. E poi il testo è diviso in cinque atti. In questi cinque atti si sviluppa proprio la storia di Lucina e di Luigi. L'atto primo presenta i personaggi nella prima scena siamo nel Palazzo Savornian e incontriamo Antonio e Girolamo Savornian che fanno un accordo fra di loro per quello che dovrà seguire nei giorni e Maria Grifoni Savornian che indice proprio il ballo, il famoso ballo di Carnevale. Passiamo poi nella seconda scena a Cividale con la presentazione di Luigi e del sottufficiale. Io per tutte le parti di Luigi mi sono basata e ho preso ampie mani dalle lettere storiche che raccontano benissimo il libro che ci ha proprio presentato poco fa, che raccontano benissimo l'arrivo di Luigi in Friuli, i suoi sentimenti anche per essere stato allontanato dal teatro di scontri principale ed essere stato relegato in una zona che a lui sembrava quasi secondaria. E quindi ripercorre veramente tutti i suoi sentimenti e da lì ho preso. E poi nella terza scena andiamo invece a conoscere Lucina a Aris. Nell'atto secondo si sviluppa invece tutto il ballo in maschera, quindi con l'incontro dei due secondo proprio le note shakespeariane e si consuma poi il Macalizzi da Iolba Grass, quindi anche questo viene riproposto ma nel dialogo fra un contadino e una serva che sentono da lontano i rumori di quello che sta succedendo nella città. Infine arriviamo nella scena 3 dell'atto 2 sempre a Palazzo Savornian in cui c'è di nuovo l'incontro fra i due amanti, un po' il dubbio su quale potrà essere il loro avvenire in questa situazione così, così difficile. Il clou si raggiunge nell'atto 3 perché qui c'è il racconto a Gradisca del fermento di Luigi da Porto che poi ha rovinato tutta la sua vita e anche qui ho ripreso dalla lettera del 15 luglio 1511 che Luigi da Porto scrive a Pietro Bembo per raccontare quello che era successo in quella giornata e quello che era capitato a lui e qui riprendo brevemente, si chiude questo dicendo «Oh Beat, ma ahimè, dice primo provarai dolor, da muart o di me stesse, c'è mu come cencio di voi, vita me, o lucina, o podarai vio di fevelà e tirandenant, oppur, ma ahimè, che est novevin in prometù la speranza e che il desiderio dal tuo amor,
prima mi ha inviato. Ovviare vita me, a ciò più ti chiapisto. Quindi è quasi appunto il suo pensiero adesso della disperazione di essere rimasto così travolto. E poi appunto lui, impotente, in un incontro con Lucina, gli dice proprio: guarda, io non me la sento di legare la tua vita alla mia perché non posso darti figli, e quale dono più prezioso può avere una donna che non quello di generare figli, e quindi io non voglio che tu rimanga con me, ma ti lascio libera di fare la tua vita perché devi proprio creare una discendenza che continui a portare avanti la tua bellezza. Io così l'ho immaginato questo addio fra i due amanti, quindi come un gesto veramente estremo di amore da parte sua verso, verso Lucina. E, Lucina che poi, come si diceva, e qui anche lo dico, si sposerà, nel testo lo dico, con Francesco Savorgnan, un altro nipote di Antonio Savorgnan, e che quindi questo matrimonio veramente chiude quelle che erano anche le sue residue speranze di poter trovare un matrimonio con Luigi. E, l'atto quinto, e qui veramente chiudo perché 10 minuti scorrono, ci porta proprio a Vicenza, a Montorso, e ripercorre quella che è stata la sua esperienza letteraria, presento quelli che sono stati un po' i suoi scritti, sempre nel dialogo con il fratello Bernardino in questo caso, e con un caro amico di famiglia, e si parla proprio della stesura sia dei sonetti che della storia novellamente ritrovata di due amanti. E e qui proprio in chiusura vorrei, per chiudere questo mio intervento, leggervi brevemente quello che è l'atto proprio finale, quindi il suo addio al mondo, quindi chiudo veramente con Luigi sul letto di morte che dà il suo estremo saluto alla vita. O vieta ormai d'ondia, la ultima ora della mia vita, la fin del mio patì. O Dio, e è ben stata grande la croce che tu mi has dare di puerta. La sofferenza mi aiuta a capire che la gloria è come un fla e un aiarin lizzer, fla di uno sdrumio di oms. Ah, vita mal sicura, impegnata a fadis continuis, destin non just dall'om su patiera. Duci ne mai a tiatin di polsà, l'om invezza alle lambicà par duci sei ans e al cor viers la muerte. L'om si sforza di montare sulla stelas, ma il dolor all'insegna c'è cavalli nei mestri sbens, e c'è tante srobas che o cirin di bant. C'è ai al giovat, porta las armas quintra dall'imperi. C'è ai al giovà, metti sozzora la piera patria dal Friul, bruciante, copant perdut. C'è ai al giovà, ciri ammirazione podè. Ah, mal sicura, picca dai grandi onors, speranza indianadora dai oms, uè de gloria, visture di baugias. E i miei scritti, accennano portà i miei scritti, noese vanità anche che, non le nuia di più grande dal cur di ammirà, nuia. I oms, come caldisi il mestri, avana contemplà las picas das mons, las vastas ondas dal mar, las grandes corinze dei flums, la immensità da spazi, il cuore da stelas, e alla scindibande lor stess. Ma il mio cur, signor, alle sta fat grande dall'amor, di un amor che mi ha diavà di ogni petià, che mi ha netà il spirit e puartà a là in su. Un amor che al ven di te, o signor, e che alla passà al mio cur, a mie cedie, restant sempre pur. Ie, che nessuna trista lenga ha mai potuto tià, che tutti han squignuti a là con riverenza, passa umiltà e bontà. Così che io cumò, orivi di te, liber di ogni sclavitù da tiera. Prodotto reale di Puck di adesso, ma un altro che continua a lavorare su Giulietta, Romeo, Lucina e Luigi, è l'ingegner Gregorio Graselli, che clami anche lui a sintassi chi, che ha un sit, e il suo sit è indicato tra le fotocopie che gli distribuite, e lui continua a cercare un'ora prima della riunione di stasera
e si sincia tasta i manoscritti dalla io e disora, io conto un libro e lì conto un altro, perché siccome che lavoro io sono in pensione, vai a cercarmi questo e io gli vai a cercare, capisci tu, ma lui aveva un cerviello, io gli lascio il microfono, non entrerà proprio dalla storia di Giulietta, Lucina e Luigi, ma questo per farvi capire che quando si butta il naso lì, a sibiarsi altri fameis, altri stories.